Come si realizza un mood board per trovare il proprio stile creativo? Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fashion designer e nel video di oggi vi porto con me nella creazione di un mood board, che chiamarlo così probabilmente è anche riduttivo, che mi servirà per trovare una volta per tutte la mia direzione creativa. E cosa intendo quando dico direzione creativa? Negli ultimi anni, da quando ho finito la scuola di fashion design e da quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, sento che pian piano faccio sempre più fatica ad utilizzare la creatività che ho dentro. È come se si fosse assopita, è come se non fosse più tanto necessaria e quindi di conseguenza la sto usando sempre meno. Uno dei propositi che ho per quest'anno è risvegliarla, riprendere ad utilizzarla come facevo a scuola, quando ci veniva richiesto di trovare ispirazione nelle più disparate cose e poi tradurre questa ispirazione in un abito. Era veramente un qualcosa di magico che ora sento il bisogno di riprendere. Quando crei un abito con una forte ispirazione di partenza che sai essere nata da te e non da qualcun altro, puoi veramente sentire quell'abito come tuo. Ma per fare questo è necessario sgombrare la mente, fare ordine nelle mie fonti di ispirazione, dargli un nome e definire un mio stile creativo, che sarà quello che poi in futuro guiderà il mio processo creativo tutte quelle volte che dovrò pensare e creare dei nuovi abiti. Non è per niente un lavoro facile, devo dire che l'ho posticipato a lungo per paura di non arrivare a una conclusione soddisfacente, ma ora sento veramente il bisogno di crearmi una direzione da seguire da qui in avanti. Chiariamoci, non è che queste cose non le abbia sviluppate nella scuola che ho fatto di fashion design, ma sono passati anni. Nel mentre ho lavorato nel settore per 5 anni e sono cresciuta io in generale e insieme anche il mio gusto personale si è evoluto. E quindi sento la necessità di rifare questo immane lavoro e di farlo in modo strutturato. Quindi, come vi avevo già accennato nel video dei propositi del 2024, quello che voglio fare esattamente è creare un mood board suddiviso in 3 parti. La prima parte sarà legata allo stile di abiti che mi ispirano, la seconda allo stile di disegno e la terza al mood e atmosfera che vorrei veicolare con i miei abiti. Quando dico creare un mood board, intendo che prima devo fare un'accurata ricerca di immagini che mi ispirano e che mi piacciono, di tutte e 3 le categorie. Tante le ho già cercate e salvate nel mio computer negli anni, ma sicuramente ne aggiungo altre in questa fase. Poi di tutte queste immagini devo fare un'attenta selezione e tenere solo quelle più significative, quelle che davvero mi ispirano qualcosa, e devo anche identificare in modo preciso quali sono i tratti che mi piacciono di queste immagini e dargli un nome. Questo sicuramente aiuterà poi a definire meglio il mio stile artistico. E solo a questo punto il mood board è pronto. Questo è l'obiettivo del video, ma andiamo per gradi. Sto iniziando a creare il mood board degli elementi visivi di abiti che davvero mi piacciono e per questa parte, oltre ad usare immagini randomiche che ho trovato e salvato nel tempo, anche su suggerimento di chi ha già fatto lavori simili a questo in passato, ho pensato che sia utile fare un'analisi di quali sono gli stilisti che più mi ispirano, capire esattamente quali elementi mi attraggono del loro stile e trovare delle immagini che veicolino questi tratti per me importanti e che potrei utilizzare anch'io nei miei abiti. E sia chiaro, nessuno vuole copiare nessuno. L'obiettivo di tutto questo mood board è trovare gli elementi che più ci piacciono da svariate fonti e poi creare un proprio mix originale mescolando vari elementi diversi insieme, secondo i propri gusti, secondo i propri filtri e creando una nuova somma che possiamo sentire come nostra. Comunque, torniamo a noi. Ho stilato una lista dei miei stilisti preferiti, ossia Nancy Dojaka, spero di pronunciarli bene, Caro Kia, Marina Herrie, Dion Lee. Di Nancy Dojaka mi piace la leggerezza che emanano i suoi abiti, le asimmetrie, nessun capo suo è mai noioso e mi piace la finezza che emana e il livello di dettaglio. Ci sono nastri finissimi che delimitano le aree, tutte colorate in modo diverso, tutte formate da vari strati di tessuto leggero che creano livelli diversi di trasparenza. Ci sono poi pieghe di vario tipo che in generale mi attirano, insomma, è bellissimo. Di Marina Herrie adoro il fatto che fa un mix di parti rigide come i corsetti e di parti molto fluide e leggere, realizzate appunto con tessuti leggeri e molto più cadenti rispetto ai corsetti. Inoltre, tutti i suoi corsetti non sono mai banali, hanno dei tagli fuori dallo standard.
E poi c'è Dion Lee, che probabilmente ha un'estetica un po' troppo verso l'aggressivo rispetto a quello che cerco io, però ha comunque degli elementi che mi attraggono, ossia i tagli fuori dal comune e che enfatizzano alcune parti del corpo. Anche qui c'è spesso un contrasto di materiali leggeri e materiali più pesanti, e mi piace che utilizzi materiali non standard per la creazione di corsetti, come ad esempio la maglieria o le reti. Ho selezionato anche alcune immagini di Caro Kia, veramente spero di pronunciarlo giusto, perché mi piace un sacco come gioca con le asimmetrie dei vari pezzi degli abiti e anche la leggerezza in generale che hanno i suoi capi. Non so dirvi il nome del prossimo designer, ma vi lascio il nome del profilo Instagram qui a video. Comunque, i suoi abiti mi piacciono perché hanno tagli assurdi, molto particolari, fuori dallo standard, con tanti cutout e colori e fantasie mescolate benissimo a mio parere, perché gioca con i colori complementari ma che non danno fastidio nonostante siano accesi. Sono ben amalgamati, insomma. Questi sono i principali stilisti che ho individuato, ma ci sono anche degli altri elementi che ho raccolto da varie immagini nel tempo. Per esempio, uno degli elementi che mi attrae sono i capi lavorati a maglia con punti grossi. Mi danno l'idea di massimo comfort e mi piace a questi contrapporre una maglia invece leggerissima, quasi trasparente e impalpabile, tipo questa. Un altro elemento che mi attrae molto sono le pieghe e i plissé di vario tipo. In particolare, come in questa immagine, pieghe che sono fisse e fermate in una parte del capo e poi si aprono e sono libere. Ho salvato nel tempo tante immagini di questo tipo, quindi credo che sarà un elemento sicuramente presente nel moodboard. Altro elemento decorativo, ma anche strutturale alle volte, molto interessante è il cording, che consiste nel creare varie linee parallele tra loro e riempirle tipicamente con delle corde, appunto, per creare dei rilievi. È un elemento tipico della lingerie e dei corsetti. Altro elemento molto ricorrente tra gli stilisti e gli abiti che più mi piacciono sono i lacci o nastri che avvolgono parti del corpo e le collegano tra loro in modi non convenzionali, diciamo. Ho fatto una selezione delle immagini più significative e le ho disposte in un moodboard cercando di dividerle per tema e per caratteristiche simili tra loro e che mi attraggono. Cerco di lasciare anche un minimo di spazio tra i vari gruppi di immagini perché poi mi scriverò a fianco tutti gli elementi più importanti. Riassumendo, nella parte in alto a sinistra ho messo tutte le immagini legate al mondo della maglieria. C'è una maglieria pesante e spessa, in contrasto alla maglieria finissima, quasi trasparente. C'è la maglieria usata su capi insoliti, tipo i corsetti, e la maglieria con pieghe irregolari. Nella parte in alto a destra ho messo tutte le immagini collegate al tema della leggerezza, contrapposta a parti strutturate e più rigide, vari tipi di tulle mescolati tra loro, tessuti leggeri piegati o arricciati e tessuti trasparenti con i tagli ben visibili che fanno anche motivo di decoro. Poi appena sotto c'è la parte di sovrapposizioni di trasparenze, di cutout, ossia parti scoperte, nastri fini che delimitano le parti e ancora pieghe di vario tipo su tessuti leggeri e trasparenti. La parte in basso a destra è incentrata sulle asimmetrie, sia su capi leggeri tipo il top grigio, sia su capi più strutturati tipo il corsetto. Mi piace anche la sovrapposizione asimmetrica di più pezzi di tessuto su una base rigida, che è l'esempio del corsetto nero. Al centro ho raggruppato tutte le immagini che parlano di pieghe di vario tipo, irregolari, plissé, pieghe fisse che vanno ad aprirsi e poi ci sono delle immagini di nastri che avvolgono il corpo. In basso a sinistra poi c'è la parte di cutout, ossia parti bucate e tagli strani messi in posizioni non standard, il tutto su capi strutturati. E infine nella parte in basso al centro ci sono ancora nastri, ma su capi più strutturati e rigidi, che però hanno per contrasto anche delle parti più leggere. Alcune di queste immagini mostrano il cording disposto in varie parti del corpo. E il mood sulla parte abbigliamento è pronta, passiamo al disegno.
La seconda parte del mood board è molto più pratica e nasce dal bisogno di migliorare il mio stile di disegno e anche le mie capacità di disegno digitale. A scuola avevo trovato un mio stile di disegno, ma guardandolo ora, sinceramente, non mi entusiasma più molto e vorrei migliorarlo. Ho fatto una selezione di artisti che mi piacciono proprio per il loro modo di disegnare. Quest'artista, che su Instagram si chiama YunaDrawing, mi ha colpito subito quando l'ho scoperta perché i suoi disegni sembrano in tutto e per tutto fatti a mano ad acquerello. In realtà sono digitali, fatti con Procreate. Hanno un effetto carta sotto, un tratto di contorno che sembra vera matita, ovvero pennino, dipende dai casi, e un colore steso ad acquerellate dove le ombre sono tratti tutti separati tra loro e ben visibili. Vorrei provare questa tecnica in digitale e prendere un po' la mano con l'effetto acquerello fatto in digitale. Poi c'è un'altra illustratrice, questa volta proprio illustratrice di moda, che ha uno stile completamente diverso. Si vede che è un disegno digitale, però di bello ha che riesce a rendere bene l'effetto dei pennarelli Copic, che sono un classico strumento che si usa per colorare figurini quando si disegna a mano. Anch'io li ho usati per anni. Anche qui i tratti di ombre sono ben netti, molto realistico perché è un classico effetto che si ottiene con i Copic. Questa invece è un'artista che ho adocchiato tanto tempo fa, mi è sempre piaciuta, si chiama Eri Wakiyama. E mi piace perché crea delle figure molto espressive che hanno uno sguardo profondo. Il tutto usando pochi tratti che sono ricorrenti in tutte le illustrazioni. Il tratto è fino e sporco, non preciso, e il colore è abbastanza piatto con poche ombre, quelle essenziali, diciamo. Questo è un altro artista e si chiama Terexov. Anche qui il disegno sembra fatto ad acquerello, lasciando delle aree bianche tra una parte e l'altra, mentre il tratto è fino e pulito. E poi di recente, proprio per questo mood board, ho scoperto quest'altro artista che si chiama Ainatori, che disegna delle figure umane ma che hanno dei tratti un po' da fiaba, uno sguardo misterioso e dei colori molto eterei. Mi piace anche la tecnica, che anche qui assomiglia a un acquerello dai tratti un po' più decisi e un contorno molto fine e leggero. E queste figure mi ispirano anche per la parte di mood, come ispirazione per l'estetica della ragazza che potrei vestire, bella, eterea, ma anche misteriosa. E poi c'è questo disegno di cui non conosco l'artista. Di questo, più che il tratto attorno, mi piace il colore. Anche qui sembra un acquerello, i vari colori sono sfumati tra loro e escono dai bordi. E poi c'è questa artista che mi sono salvata tantissimo tempo fa, Blackbirds in the Grass è il suo nome su Instagram. Ora ha cambiato un po' genere, ma tempo fa disegnava delle figure un po' fantastiche, un misto tra umano e animale, con dei colori che mi piacciono molto, tendenzialmente colori pastello, e anche una tecnica di disegno particolare, figure dai bordi imprecisi e colori ottenuti con pastelli morbidi, che sono più simbolici che reali. Quindi sicuramente userò qualche immagine di quest'artista sia per la parte disegno che per quell'atmosfera. Qui ho cercato di focalizzarmi sul fare un'attenta analisi dei tratti e della tipologia di colore degli artisti che ho raccolto, con lo scopo di arrivare a capire verso quale tecnica propendo e provare così a disegnare in futuro facendo un mix delle tecniche che più mi attraggono. Lo scopo è trovare e sviluppare uno stile di disegno personale. Ci vorrà del tempo e tanta pratica, ma da qualche parte bisogna iniziare. Anche qui ho cercato di raggruppare le immagini simili per tecnica. I primi disegni in alto a sinistra hanno un tratto molto netto a pennino, con il quale sono disegnate anche le ombre e uno dei due è colorato, penso ad acquerello. Ho usato tantissimo i pennini per rifinire i figurini a mano nel tempo, quindi ci sono affezionata, diciamo. Appena sotto ho messo un gruppo di immagini che ho scelto sempre studiando i tratti di contorno, ma anche come ispirazione per le forme del corpo. Qui il tratto è meno netto, meno uniforme, più sporco, diciamo. In quasi tutti i casi è un tratto con vari spessori diversi e livelli di opacità. Tra l'altro, sto scrivendo per tutte le immagini il tipo appunto di tratto che c'è, in modo molto preciso perché mi servirà poi per ricrearlo in digitale. I disegni in basso al centro hanno in comune il fatto di avere un colore abbastanza piatto, c'è il minimo necessario di ombre e alcune di queste sono addirittura ricreate a matita più che con il colore.
Il disegno al centro probabilmente è uno dei miei preferiti di questo mood board, sia per il tratto, che non è molto preciso, sia per il colore, che ha giusto qualche tocco di ombra, ma nonostante ciò lo trovo molto bello e ben riuscito. In basso a destra ho messo un'illustrazione dell'artista Blackbirds in the Grass, che è un po' a sé, diverso dagli altri. O meglio, il tratto di contorno è simile ad altri che vediamo tra poco, una matita leggera che richiama gli schizzi fatti velocemente a mano, ma il colore è un pastello morbido, tipo gesso, che non riempie uniformemente ma lascia degli spazi vuoti, tecnica che ci sta di provare. E poi tutta la parte in alto a destra ha in comune l'uso del colore che richiama la tecnica dell'acquerello. In particolare adoro questo disegno di Yoon Drawing, dove ricrea in digitale le varie passate di colore che nella realtà si farebbero in tempi diversi, facendo asciugare tra uno strato e l'altro. In tanti di questi disegni c'è anche l'uso della texture della carta di fondo che avvicina il disegno digitale al disegno reale. Probabilmente da monitor non riuscite a vederla, ma credetemi che la prima volta che ho visto questa illustrazione ho fatto fatica a capire che era realizzata in digitale. Anche l'illustrazione in alto a destra è simile, ma qui i colori sono un po' più sfumati tra loro e un po' più disordinati. Di questa illustrazione di Terexov mi piace come utilizza l'acquerello, lasciando spazi bianchi e disegnando poche ombre. E per finire c'è quest'ultima area in alto al centro, dove l'elemento in comune è il bordo delle figure, che è sfumato quasi ad avvicinarsi al colore che c'è dentro. Quindi, ad esempio, nelle due immagini con sfondo nero il bordo è grigio e sembra quasi l'ombra della pelle del braccio, mentre nell'altra illustrazione a destra la giacca è marrone chiaro e il bordo marrone scuro, che funge quasi da ombra perché per il resto le ombre sono poche. Qui la parte divertente sarà sperimentare queste tecniche, mescolarle e scoprire quella che mi farà esprimere al meglio. La terza parte del mood board è volutamente più generica e più libera. Deve comprendere tutto ciò che mi ispira a livello di atmosfera, di colori, di ambientazioni e anche di musica eventualmente. Insomma, tutto ciò che sta attorno agli abiti, ma che può anche ispirare gli abiti stessi. Da questa sezione, per esempio, posso trarre quali sono i colori che più mi attraggono, in quali luoghi vorrei scattare i miei abiti, quale donna potrei vestire, che tipo di luce posso usare quando fotografo i miei abiti, quando creo video. Insomma, credo di aver reso l'idea. Queste immagini me le salvo come reference per il tipo di bellezza da disegnare nei figurini. Sono tendenzialmente ragazze dai capelli lunghi, bionde o ramate, con la pelle chiara. Ragazze angeliche, ma che hanno un certo che di misterioso nello sguardo e anche un po' di malinconia. Un po' come le ragazze dell'artista di prima, Inatori. Mi sono già salvata alcune immagini per l'atmosfera. Queste sono per i colori, quindi dal rosso bordeaux al bianco in questa immagine, ai lilla cobalto e rosa antico in quest'altra. Queste immagini le userò per fare delle cartelle colori di riferimento. Le tematiche su cui mi sono concentrata per il terzo mood board sono tipologia di fotografia, per quanto io non sia un'esperta della materia, ma sono andata a sentimento, diciamo, ricercando un'estetica di foto che mi piace. Poi location per eventuali shooting o ambientazioni di illustrazioni, estetica della ragazza che vesto e colori. Giustamente mi preparo già una color palette, altrimenti il mood board non sarebbe completo. I toni vanno dal rosso bordeaux al rosa antico, al lilla e al verde turchese. Sono colori freddi, potenzialmente complementari e che richiamano l'inverno. Nella prima parte ho messo delle immagini più generiche di atmosfera, che probabilmente si riferiscono più alla psicologia della donna che vesto. Mi richiamano una ragazza malinconica, misteriosa, sfuggente, che si ritrae nel suo mondo e nei suoi hobby. Poi c'è l'estetica della ragazza su cui mi immagino i miei abiti addosso, una donna dai tratti nordici, pelle chiara, capelli biondo o rame,
una ragazza dal volto angelico ma tenebroso. In basso al centro ho raggruppato delle immagini che mi ispirano per location, sia all'aperto sia al chiuso, che mi possono tornare utili ad esempio quando devo mostrare i progetti che ho cucito o anche semplicemente per dare un'ambientazione alle illustrazioni che farò. Ci sono sia location in mezzo alla natura, con l'aiuto eventualmente di qualche pezzo di mobilio vintage e usato, e stessa tipologia di mobili c'è anche per le location dentro. E poi qui ho raggruppato le immagini legate alla fotografia in tre aree. Queste qui sopra mi piacciono perché hanno dei toni piuttosto cupi ma con tanti contrasti e delle parti tanto illuminate, come se fosse una luce artificiale dentro un ambiente naturale. Hanno un che di atmosfera surreale, almeno questo è il feeling che mi danno. In basso le immagini sono accomunate dai toni desaturati e rosati, con molto contrasto. E poi c'è questa foto che viaggia un po' a sé. Mi piace perché ha una doppia illuminazione in contrasto, una luce blu che arriva dal dietro destro e una luce più rossa che arriva dal davanti sinistro. Ora, diciamo che i tratti di quello che potrà essere il mio stile creativo personale sono abbastanza definiti. Sicuramente questo mood board non sarà una cosa stabile per sempre, probabilmente nel tempo aggiungerò degli elementi e ne modificherò altri. Però per ora mi ritengo soddisfatta e le prossime volte che dovrò disegnare dei nuovi abiti cercherò di tenere a mente tutti questi punti e di metterli in pratica. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vorreste vedere un video in cui provo a disegnare un nuovo abito mettendo in pratica tutti questi elementi. All'inizio non sarà facilissimo, dovrò concentrarmi, ma sono certa che con il tempo e con la pratica interiorizzerò sempre di più tutti questi elementi. Lasciatemi un like se il video vi è stato di ispirazione e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video come questo. Mi piacerebbe fare più video sul disegno anche qui nel canale YouTube, quindi scrivetemi nei commenti qui sotto quale degli argomenti di oggi vi è piaciuto di più e quale vorreste vedere un po' più approfondito. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!